Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come le immagini di Jessica Selassie all'uscita dall'ospedale seminano il caos nel web. Cos'è accaduto alla principessa del GF VIP? Grazie alla sua allure da ragazza della porta accanto, Jessica Selassie ha conquistato il pubblico del GF VIP, accaparrandosi una clamorosa vittoria al termine dell'edizione 2021-2022. La giovane principessa di origine etiope aveva partecipato al format in concerto con le sorelle Lulu e Clarissa, e lo spassoso terzetto ha decisamente animato le dinamiche all'interno del loft di Cinecittà. Ma se le consanguinee hanno acceso Mitch e Cat Fight ovunque, dando adito a siparietti incendiari in real time e nel corso delle puntate, Jessica ha sempre preferito mantenere un approccio più defilato nello show, ad eccezione della sua chiacchieratissima accotta per lo chef Baru. Un'infatuazione che ha favorito la nascita del fandom dedicato Cancelletto I Lunga e RU Accento Grave, e che ha dato vita a numerose illazioni. Il verace cuoco, però, non ha mai ceduto definitivamente alle lusinghe della bella vincitrice del GF VIP, e Jessica Selassie risulta tuttora single. Negli ultimi giorni, inoltre, la maggiore delle principesse si è sottoposta ad un intervento. Scopriamo di che si tratta. Jessica Selassie ha ceduto al ritocchino. Nonostante l'aspetto avvenente, Jessica Selassie avrebbe deciso di regalare un power-up al proprio fisico, prenotando nella fattispecie una mastoplastica additiva. In una breve storia di Instagram la principessa inquadra se stessa a bordo di una carrozzina, ed annuncia ai fan: «Sto abbandonando la clinica perché ho finito. Torno a casa». Cappellino da baseball calcato in testa, e felpa scura, la vincitrice del reality è apparsa piuttosto stanca ma soddisfatta. Alcune stories successive hanno raccontato il suo personale decorso post-operatorio, condito da hamburger, patatine fritte e junky food che ha spiluccato in totale relax. Non sono mancati, però, gli interventi degli haters. Alcuni utenti in rete hanno sottolineato l'inutilità di ritoccare un corpo già armonioso, ed altri hanno condannato la scelta di condividere il processo sui social, ritenendolo un pessimo esempio per le nuove generazioni. Ma, immancabilmente, i Cancelletto I Lunga e RU Accento Grave hanno fornito un soccorso aereo o meglio, virtuale e tempestivo. La missiva recita: «Io speravo veramente che questa volta si avesse il buon gusto di non entrare in polemica, nello specifico, nell'intimità di una persona. Bisogna smettere di nascondersi dietro la massima. È un personaggio pubblico. Commento ciò che voglio». Chi commenta denigrando lo fa solo per la mera soddisfazione di essere stato anche oggi cattivo e austero. Ed ancora, Jessica è una persona e, come tale, meriterebbe rispetto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.